eccoci con il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Partiamo proprio da questo istante, da quello che è appena successo sotto il settore ospiti, di questo confronto. Ci conti? No, cose nostre, è giusto tenerle tra di noi, non è giusto parlarne, è una cosa nostra e sappiamo noi. Ci racconti però in generale dello stato d'animo, perché arrivate da un'enorme delusione, però oggi sul campo avete dato prova di una squadra che ha valori, che ha doveri, che ha dignità morale, ci ha messo tutto in campo in questa partita che sta di fine ciclo, ma ci avete veramente messo tutto, quanta voglia c'era? Semplicemente che noi ogni volta che indossiamo questa gloriosa maglia la dobbiamo rispettare, non è nostra, io dico sempre che siamo ospiti, la indossiamo, abbiamo la fortuna di portarla in giro per l'Italia, per l'Europa, e ci sono tantissime persone a Firenze che vorrebbero portarla, quindi se siamo stati noi fortunati vuol dire che dobbiamo rappresentarla con grande onore. Tu sei il capitano, sei uno dei simboli di questa squadra. Tu che sensazioni hai per il presente e per il futuro di questa squadra? La sensazione è che stia per iniziare una nuova pagina la storia della Fiorentina, è così? Ma sicuramente la storia della Fiorentina merita di rimanere su certi livelli e certi palcoscenici. Abbiamo una società che ci supporta in questo, in tutto e per tutto. Abbiamo grande fiducia di loro e sono loro i primi che ci spingono a mantenere un livello alto, perché, ripeto, portiamo uno stemma che è glorioso e bisogna rispettarlo al massimo. Il mister vi ha detto qualcosa nell'avvicinamento a questa partita, non può che essere una partita come le altre per lui, sarà l'ultima. È stata la chiusura di un cerchio, che messaggio vi ha trasmesso? No, ancora non ci ha detto niente, noi non sappiamo, non lo so se ci parla adesso, non lo so, ancora non sappiamo niente, ci siamo concentrati su questa partita, volevamo chiudere bene, ora vediamo. Grazie e in bocca al lupo.